Nello stesso tempo. Come bisogna comportarsi con i figli? Commento. L'avere verso i figli reazioni stizzite e anche aggressive, senza cadere nell'eccesso, può essere molto utile ai figli, perché gli permette di conoscere il genitore nella sua completezza ed evita il rischio che il genitore sia idealizzato. Questo comportamento non è in contraddizione con l'insegnamento dei maestri immateriali, perché il loro insegnamento ci indica come dovremo diventare e ci giudica per quello che siamo attualmente. Nello stesso tempo, le rinunce fatte a danno del proprio io, compiute per i propri figli, sono tra i primi passi per raggiungere l'annullamento dell'io. Dopo, il genitore sentirà l'esigenza di avere gli stessi comportamenti anche per quelli che non sono i suoi figli.